Benvenuti in questo nuovo video, io sono Angela, consulente fiscale di myaccounting.it, studio di contabilità e consulenza fiscale online dell'avvocato Carlo Alberto Micheli. Oggi voglio approfondire un tema che può risultare complesso ma che è essenziale per chiunque effettui operazioni di servizi a livello intracomunitario, ovvero il modello Intrastat. Se sei pronto a scoprire che cos'è, perché è importante e come funziona, stai per ricevere tutte le informazioni necessarie. Prima però assicurati di iscriverti al canale in modo da non perderti i prossimi video. Ti sei mai chiesto che cos'è il modello Intrastat e come funziona? Vediamolo insieme. Il modello Intrastat è una dichiarazione che riporta tutte le operazioni di acquisto e di vendita intracomunitarie effettuate da un titolare di partita IVA in un certo arco di tempo. Attenzione però! Nel regime forfettario vanno dichiarate solamente le vendite inerenti alle prestazioni di servizi verso soggetti che fanno parte dell'Unione Europea con la partita IVA europea. Inoltre, ricorda tutti coloro che effettuano operazioni di compravendita intracomunitarie che devono essere registrati al VIES. Per quanto riguarda la sua periodicità, il modello Intrastat deve essere compilato trimestralmente oppure mensilmente e deve essere inviato in via telematica. Il fattore che ne definisce la cadenza è il valore delle transazioni registrate nell'ultimo trimestre o mese di riferimento. Se il valore complessivo supera l'importo di 50.000 euro, in quel caso l'invio sarà mensile, altrimenti trimestrale. Nel caso di presentazione mensile, questo deve avvenire entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento, diversamente quanto accade per i contribuenti trimestrali, dove l'invio deve avvenire entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le aziende sono tenute a rispettare le scadenze e fornire informazioni accurate, e la mancata conformità alle regole Intrastat può portare a sanzioni. L'obiettivo del modello Intrastat è fornire alle autorità statistiche e doganali informazioni dettagliate sulle operazioni intraunione. Questi dati sono importanti per analizzare i flussi commerciali, identificare tendenze economiche e prendere decisioni politiche basate su informazioni accurate sul commercio internazionale all'interno dell'Unione Europea. Non rientrano nelle operazioni da comunicare tramite il modello Intrastat le seguenti operazioni: trasporto di persone, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, ristorazione e catering, operazioni in ambito immobiliare, operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati e operazioni extraterritoriali, quindi verso soggetti che non sono nell'Unione Europea. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero che le informazioni fornite ti siano state utili. Ma non ti dimenticare che se vuoi avviare la tua attività e hai bisogno di informazioni utili sia per quanto riguarda l'aspetto fiscale che l'aspetto contabile, ti basterà semplicemente cliccare sul link in descrizione al video per chiedere una consulenza gratuita agli esperti fiscali di myaccounting.it in modo da analizzare il tuo caso nello specifico. Noi invece ci vediamo nel prossimo video.